Ciao ragazzi, Pirone, bentornati. Eccoci qui oggi con questo nuovo video. Siamo con il nono episodio del FIFA Obiettivi, l'ultimo di questo terzo gruppone, quindi andremo a tirare le somme. Non siamo messi per niente male, abbiamo fatto i primi due episodi veramente alla grande. Anche se oggi, due gol alzandoci la palla, un poker, due vittorie, dobbiamo farne almeno due di tre per avere la leggenda. E non sarà completamente semplice, potrebbe succedere veramente di tutto. Quindi andiamo a vedere quanti ne facciamo. Poi avremo il pack open in finale, vedremo un po' che squadra faremo per il prossimo di gruppone. Quindi tante robe in questo episodio. Mi raccomando, un bel mi piace ragazzi, concludiamo al meglio questo gruppone con i 30.000 like. Adesso andiamo con le partite. Buona giornata a tutti quanti, a tra pochissimo. Bella. Prima partita di oggi, raga, mi sa che è una squadra che... una bella squadra, o il poker o il gol alzandomi la palla. Devo scegliere tecnicamente e possiamo perderne soltanto una delle tre oggi. Ma lo sceglierò strada facendo, in base a come si metterà la partita. Se vedo che già facciamo una doppietta, magari mi concentro col poker. O altrimenti, non lo so. Già è buono qui per Griezmann. Già è buono Griezmann, subito! Subito due minuti. Una bella azione. Dribbliamo il difensore. Griezmann subito. Ripartire bene. A sto punto puntiamo a Griezmann oggi. Magari non così. Oh. Oh, che bello. Tira Griezmann. Oh. Costruito bene per la doppietta. Potevo tirare con Ben Arfa. L'abbiamo data a Griezmann, che mette la doppietta. Qua a sto punto, dopo 8 minuti doppietta. Buona ancora Griezmann. Non va. Ok. Bello. Cazzarola, potevo fargli il rainbow e alzavamo la palla. Me l'ha presa in tempo. Buona. Vai Griez. Vai Griez. Oh mio Dio. Tripletta di Griezmann. Da ovunque la sta mettendo. Da fottutamente ovunque. Sperando che non quitti sul 3-0 con tripletta di Griezmann. Mamma mia che bello. Puntiamo al poker senza dubbio adesso. Tutto bello. Dovevi girarti e poi tirare. L'ha dato a fanculo il difensore. Fine primo tempo raga. Ok. Un tempo per far gol con Griezmann. Come on. Dai che ha sbagliato. Oh, è libero. Griezmann. Griezmann. Boom. Boom. Chiudiamo qua. Il poker. In sicurezza. Mamma mia. Oggi tocca a lui. Quarto gol per lui. Partita chiusa. Poker fatto. E mo ci manca da far due gol alzandoci la palla, raga. Ben Arfa. Questa l'ho inventata bene. Peccato che poi non tirino mai decentemente quando sono mezzi di spalla. Da qua. No! Perché Griezmann così in croce, così male? Benny. Oh mio Dio, Benny. Dio, buono, l'avevo fatto! Mi hanno placcato in tre, neanche ha fischiato il fallo. Gli avevo fatto una cosa che se usciva era il gol della vita. Vaffanculo. Niente, raga, purtroppo, nel senso, poker di Griezmann va benissimo. Questo qua non ha fatto un tiro in porta, l'abbiamo bloccato sempre in modo perfetto. Abbiamo due partite per vincerne una e fare due gol alzandoci la palla. Possiamo farcela, però i gol alzandoci la palla iniziano a diventare un po' difficili, eh. Portoghese. Ora, concentrati e proviamo a far qualcosa. Già questo sta andando troppo bene. Qualcuno me lo fermi. Griezmann. Griezmann. Bello l'incrocino, ma non poteva entrare da lì. A meno che, boh. È molto bella la cassette. Almeno voglio vincermela questa, raga, perché si chiudono molto bene. La cassette. La cassette, Griezmann, non la cassette, cazzo. Secondo tempo, raga. Nel primo non è successo quasi nulla. È buona. L'ha toccata. Non ci credo. Dimmi che non è fuori gioco. Non ci credo. Non ci credo. Il primo tiro che fa in porta. Ma perché? Ma l'avevo coperto anche. Passato in mezzo le gambe al contrario. Minchia se mi altero, mo. Guarda, fa tutti sti passaggini. Destra, sinistra. Sì, ancora. Ma no, eh. No, eh.
No, per carità. Vagli dritto per dritto. Griezmann la para. Oh mio Dio. La cassette. No dai raga, vaffanculo, non ci credo che non entra. Come cazzo è possibile? Guarda, vabbè, dai. Dai. Io me ne vado. No raga, cosa ho appena visto? Che azione ho appena visto? Non penso esista una cosa più schifosa di quello che è appena successo in sta cazzo di partita di merda. Vaffanculo, va. Guarda, veramente, veramente non ho proprio parole. Sono senza parole, non ho più rabbia in corpo. Quello che è appena successo non ha fottutamente senso da metà campo in poi. Quando devono farti perdere, devono farti perdere, non ce n'è. Va bene perdere quando te lo meriti, ma con ste cose no, con ste cose no. Dai, vaffanculo. Dai, raga, è stata la partita più imbarazzante di sempre. L'autogol è stato qualcosa di raccapricciante. Terza partita di oggi, raga. Not bad. Ammetto che ci sono rimasto particolarmente male. Comunque, ultima di oggi. Se non la vinciamo, perdiamo la leggenda. Immaginate come cazzo stia giocando io agitato in questo momento, perché mi vedo tutta la fatica fatta fino adesso buttata nel cesso. Palo! Porco due, veramente? Griezmann! Dai! Oh, la cassetta. Vaffanculo. Un po' più tranquilli forse in questo momento. Potrei provarli, almeno per la gloria personale. Però la vedo veramente difficile, mi ha fatto 3 in 8 partite. Bello Benny. Devo riuscire ad alzarmi la palla in qualche modo strano lì. L'hai visto, la cassetto? La cassetto, l'avevo fatto. Oh mio Dio, che bomba. Dammi la maglietta Di Maria. No, no, no. Oh mio Dio, stava per rifare autogol, ti spacco la faccia però, gioco, stai facendo tutto da solo, stai facendo. Davanti stiamo giocandocela anche benino, raga, per carità. Però non riusciamo a far bene. Spaccato un joystick a tirare. Vai Benny. Vai Benny. Vai Benny. No! No! Come? Ma come cazzo hai fatto? Ma come Cristo l'hai tirata fuori da lì? Regà, avevo già esultato. Ma può averlo fatto davvero? Dai, non esiste. Benny! Subito! Si fa perdonare. 2-0. Il Rainbow. Bellissimo, tra l'altro. Bellissimo, in mezzo a due. Si è fatto perdonare. Ok. Regà, ne manca uno, eh. Abbiamo un tempo davanti. Io ci sto quasi credendo. Oh Griezmann. No. Oddio, il portiere me l'ha presa, raga. Da questo momento in poi sentirete l'audio della videocamera e non quello bello del microfono, perché il file ha deciso giustamente di corrompersi durante l'ultima partita. Tutti partire. Tutti partire. Compreso te, la cassette. Proprio te. Blanco, rigore. L'avevo fottuto così. Griezmano. Bomba, spiazziamo il portiere. 3-0, 40 minuti per buttare dentro un gol alzandoci la palla. Bella, la cassette, ti prego. Perché l'ho voluta provare così? Oh mio Dio, che brutta questa situazione, brutta, brutta, bruttissima. Bruttissima. Dai, dai, ultima azione, fammela provare. Fammela provare. Benny. Benny! Oh mio Dio! Oh mio Dio! L'abbiamo fatto! Non ci credo! Al 90esimo non ci credo! Al 90esimo non ci credo! Un gol spettacolare!
un gol fottutamente bello. Qua ci vuole il like, porco due se ci vuole il like per sto gol incredibile al 90esimo. Non ci posso credere che è veramente finito così sto gruppone. Non può essere veramente finito così sto gruppone, raga. Qua dobbiamo arrivare a 50.000 like, non ci arriveremo mai, perché tanto non ci arriveremo mai. Ma sarebbe da meritarselo un finale così, che cazzo devo dirvi. Oh mio Dio, fatto così non può essere vero. Madonna mia, Lamplane, regà, Lamplane al 90esimo dell'ultima partita. Un gol pazzesco, regà. Pam, Bolasi contro pallonetto e chiusura. Uno dei gol più belli che ho fatto quest'anno per il momento. Andiamo a fare il recap e apriamoci sti pacchetti. Signori, questo episodio è stato qualcosa di fottutamente incredibile. La prima partita col poker, la seconda l'abbiamo persa in un modo osceno. La terza siamo riusciti a vincerla facendo due gol alzandoci la palla, che è stata la cosa più difficile fino a questo momento. Abbiamo Lamplane, abbiamo per il prossimo gruppone 2.85 più un if e una leggenda per una squadra che sarà sicuramente mostruosa. E adesso andiamo a aprirci di quei 13 pacchetti che dobbiamo aprire, 3 con 25.000 per i pacchetti promo e 3 oro. Cioè, non me la sarei mai aspettata una roba del genere all'ultimo minuto dell'ultima partita. È qualcosa di incredibile. Ora mi sta dando giocatori un titolo appena usato, non mi serve. Chi cazzo sono questi, raga? Secondo portiere dell'Ester, no? Niente, oh, non è che una gioietta piccola me la dai? Orco cane, sembrava Vidal, invece è Medel. Beh, poi abbiamo Rossi, Navas, abbiamo il portiere spagnolo. E un altro... Brutta cosa, basta Francia. Ultimo pacchetto totale per questo pack opening, che come sempre non mi dà grandi soddisfazioni. Dove giocate? MLS... e Germania. Faccio vedere lentamente i giocatori. Come vediamo, niente di eccezionale. Però abbiamo comunque Medel, che è cileno, che potrebbe fare intesa con Vidal, che gioca in Bundes. E insomma, fatemi magari sapere un po' voi nei commenti. Ricordatevi di mettere dentro un if 2.85 più una leggenda, che ovviamente non potrà costare più di 500.000, perché ho 1.000.000 e ancora non mi sono arrivati i giocatori premio della coppa, me la godo. Non mi resta altro che salutarvi, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto, è stato probabilmente l'episodio più incredibile degli ultimi che abbiamo fatto. Vi invito a lasciare un bel mi piace, raggiungiamo i 30.000 like, superiamoli per chiudere almeno questo gruppone. E ci vediamo probabilmente settimana prossima con il nuovo gruppone tipo obiettivi e tanti altri video speciali in arrivo. Io vi ringrazio, qui da noi è tutto, alla prossima, bella.